Ma scusami, c'è stato una volta in cui tu hai detto oddio, forse qui adesso non ce la faccio. Allora, questo capita spesso quando si arriva al limite, no? E ci si chiede, soprattutto all'inizio, io quando ho iniziato con l'ultra cycling vedevo queste lunghissime distanze, questi brevi tempi di percorrenza e mi domandavo ma come farò a concludere una gara, come farò a vincere una competizione, come farò ad attraversare un territorio estremo. Poi quando ti ci trovi dentro, l'essere umano ha una cosa meravigliosa che è la capacità di adattamento, no? E scopri che se hai la giusta motivazione riesci ad adattarti alle situazioni e riesci poi a tirarti fuori anche da situazioni che apparentemente dall'esterno sembrano impossibili da affrontare. I tuoi viaggi sono tutti self-supported, cioè tu c'hai comunque qualcuno che ti segue nel caso? No, allora l'ultra cycling si divide in self-supported e con supporto al seguito. Diciamo che ho ballato tra le due categorie e ballo ancora ogni tanto tra le due categorie senza fare troppe distinzioni. A volte, come ad esempio quando vado in Liguria, faccio delle traversate molto estreme, sono da solo, altre volte magari in gara mi ritrovo ad essere con un team di supporto al seguito. Cambia un po' la modalità perché nel primo caso è molto più adventure e magari è più importante l'obiettivo quanto la performance, nel secondo caso invece si cerca un obiettivo